Thank you.
Thank you.
Cristo partì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggio e soffrendo non minacciava niente, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Un celebre maestro di tiro con l'arco un giorno portò i suoi allievi in una grande radura e da una parte di questa radura mise un pezzo di legno che doveva fare da bersaglio. Al centro di questo pezzo di legno un tassello rosso. Dall'altra parte della radura fece un segno per terra e cominciò a invitare i suoi allievi a recarsi lì presso questo segno per terra perché provassero a tirare con il loro arco. Si presentò uno di loro, molto sicuro di sé, e cominciò a prendere la mira. Ma prima che potessi tirare, il maestro gli domandò: «Senti, tu li vedi quegli alberi là in fondo?» Il giovane gli rispose: «Sì, certo, li vedo». E il maestro gli rispose: «Bene, non sei pronto per tirare, torna al tuo posto». Si presentò un secondo giovane, anche lui pronto per tirare con l'arco, e il maestro gli domandò: «Li vedi quegli uccelli che volano in cielo?» E il ragazzo rispose: «Sì, li vedo». E il maestro replicò di nuovo: «Non sei pronto, torna al tuo posto». Si presentò ancora un terzo giovane, si preparò, pronto a tirare con l'arco, e il maestro gli chiese: «Lo vedi il bersaglio?» «Sì, lo vedo bene». E per la terza volta il maestro ancora replicò: «Torna al posto, non sei preparato». Se ne presentò un altro, il più giovane di tutti. Aprì il suo arco e si dispose per tirare la freccia. E il maestro anche a lui pose la stessa domanda. Anzi, gli disse: «Vedi gli alberi?» E il ragazzo disse: «No». «Li vedi gli uccelli?» «No». «Ma lo vedi il bersaglio?» «No, non lo vedo». E allora gli chiese: «Ma che cosa vedi?» «Il tassello rosso». «Tira», gli disse, e fece centro. Perché abbiamo fatto memoria di questo episodio? Perché iniziando la Settimana Santa dobbiamo concentrarci su ciò che davvero è essenziale e importante, non su dettagli o su ciò che davvero non è così importante. E qual è quel tassello rosso
su cui dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione, tutto il nostro cuore, tutte le nostre energie, tutti i nostri sentimenti, cioè tutta la nostra vita. Qual è quel tassello rosso? Quel tassello rosso è Gesù. Perché se noi nella settimana che inizia domenica con le palme non ci concentriamo sul tassello rosso che è Gesù, la nostra vita cristiana, la nostra vita di fede, certamente non coglie il bersaglio. Chissà qual è stato il nostro cammino quaresimale, un cammino fervoroso, un cammino nel quale abbiamo saputo approfittare dei grandi richiami che ci venivano fatti, un cammino di vera conversione, chissà. Certo siamo arrivati all'oggi, ognuno con il proprio cammino alle spalle, non importa. Può essere stato un cammino bello, può essere stato un cammino meno bello, fruttuoso, meno fruttuoso, non importa. Guardiamo avanti. Concentriamo la vita su quel tassello rosso che è Gesù. Tre verbi che forse ci possono aiutare a concentrare così la vita. Noi Gesù dobbiamo guardarlo. Noi Gesù dobbiamo ascoltarlo. Noi Gesù dobbiamo seguirlo. In questa settimana che si apre davanti a noi, concentrarci su Gesù deve significare questo: guardarlo, ascoltarlo, seguirlo. Guardarlo dove? Dove Lui ha detto che l'avremmo visto, nel suo corpo e nel suo sangue, l'Eucaristia. Lui crocifisso sulla croce, nel volto dei fratelli bisognosi, lì lo possiamo guardare, lì lo possiamo riconoscere, lì lo possiamo trovare, lì lo possiamo contemplare. Guardiamo Gesù in questa settimana santa, guardiamolo lì dove Lui ha detto che sarebbe stato presente tutti i giorni fino alla fine del mondo, con noi e per noi. Guardiamolo lì. Lo ascoltiamo. Dove lo ascoltiamo? Quando lo ascoltiamo? Lì dove Lui ci ha detto che ci avrebbe parlato. La Sua parola, il Vangelo, la Chiesa con il suo insegnamento, il cuore con le ispirazioni dall'alto. Dove lo ascoltiamo? Lì. Lì dove Lui ha detto che fino alla fine del mondo si sarebbe fatto sentire e ascoltare da noi. Lì dove ci ha detto che avrebbe continuato a parlarci con parole belle di salvezza e di amore. Ascoltiamo. Poi seguirlo. Seguirlo cercando, con desiderio, con attenzione, anzi, con passione del cuore, la Sua volontà. Che cosa Gesù mi sta chiedendo? Che cosa vuole? Che cosa nella mia vita corrisponde al Suo desiderio e che cosa non gli corrisponde? Seguirlo. In questi giorni della Settimana Santa vogliamo dunque concentrarci su quel tassello rosso, concentrarci su Gesù. E vogliamo fare questo guardandolo, ascoltandolo, seguendolo. Forse però questi tre verbi, che sono anche tre atteggiamenti, possono trovare quasi una loro sintesi in un altro verbo. Noi vogliamo abbracciare Gesù, perché se lo guardiamo, se lo ascoltiamo, se lo seguiamo,
in verità lo abbracciamo. E noi dobbiamo fare questo. Stati abbracciato. Stringerlo forte a noi. Non lasciarlo andare distante da noi. Vogliamo dirgli, stai qui. Io voglio stare con te. Voglio percorrere questi giorni, questa settimana, abbracciato a te, stringendoti a me, così, guardandoti, ascoltandoti, seguendoti. Lo abbracciamo per andare dove? Per fare Pasqua. Conviene per compiere un passaggio, perché Pasqua è il passaggio. Quale passaggio? Dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla solitudine all'amore, dalla tristezza alla gioia, dal non senso alla pienezza di senso. Il passaggio, cioè vivere con lui il mistero della salvezza. Questo è il passaggio. Noi vogliamo stargli abbracciati, perché vogliamo vivere Pasqua. Vogliamo sperimentare il passaggio. Noi che siamo dei morti, lontano da Gesù. Noi che siamo coperti di peccato, lontani da Gesù. Noi che non capiamo il senso delle cose, lontano da Gesù. Noi che siamo soli, lontano da Gesù. Noi che siamo tristi, lontano da Gesù. Vogliamo stargli abbracciati per fare Pasqua e per vivere questo passaggio che è salvezza. Portando nel cuore le parole che abbiamo ascoltato quest'oggi, in questa breve pagina dalla prima lettera di Pietro. E vogliamo quasi riprendere per personalizzarle, e riferendole a quel Gesù al quale siamo abbracciati. Gesù, tu hai patito per me. Gesù, dalle tue piaghe io sono stato guarito. Gesù, su di te porti il mio peccato, perché io possa diventare giusto. E riascoltando queste parole e dicendole al Signore, ci accorgiamo di che cosa significhi Vangelo, bella notizia, notizia che mette le ali al cuore e alla vita, cioè Pasqua. Quel passaggio non è qualcosa che facciamo noi. Pasqua, quel passaggio, è una grazia, è un dono che Gesù ha vissuto per me, è un'opera che Gesù fa per me oggi, la fa lui. Io devo lo stesso soltanto rimanervi abbracciato. E allora passo dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dal non senso alla pienezza di senso, dalla tristezza alla gioia, dalla solitudine all'amore. Viviamo così questi giorni che ci aspettano. Ricordiamoci, il tassello rosso è lui, Gesù, concentrati su di lui, guardandolo, ascoltandolo, seguendolo, cioè abbracciandolo, e con lui vivere il passaggio che è Pasqua, con l'esultanza nel cuore, perché non dobbiamo faticare. Lui ha faticato per noi. Dobbiamo soltanto stare con lui per andare dove lui va, sulle sponde della nostra salvezza.
la nostra comune preghiera al Cristo Salvatore che ci ha riscattati a prezzo del suo sangue. Sostienici nel combattimento contro le forze del male, ravviva la nostra speranza, perché camminiamo con passo vigoroso verso la Pasqua. Fa che i cristiani partecipi della tua dignità profetica portino in ogni luogo il lieto annunzio della salvezza, e lo confermino con la testimonianza di fede, speranza e carità. Consola gli afflitti con la forza del tuo amore, fa che sentano accanto a sé la solidarietà dei fratelli. Perché si manifesti in noi la luce della tua gloria. Signore, artefice della vita, ricordati dei nostri fratelli stroncati dalla violenza e dalla guerra. Dona loro un'esistenza immortale nel tuo regno. Le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.